Ragazze, benvenute sul canale. Oggi video dedicato ai prodotti con il buco. Vado a fare un riepilogo dei prodotti che ho bucato e vi mostro anche quelli nuovi. Allora, partiamo dalla palette. Questa ve l'avevo già fatta vedere, però poi non l'ho più riutilizzata. Comunque ero riuscita a bucare Peach and Cream, poi Bellini e quest'altro Luscious Luscious. Sono quasi riuscita anche a bucare White Peach, però ancora non si vede il buco. Invece una palette che sto utilizzando tantissimo è questa di Nabla, la Dreamy Palette, ed ho bucato come nuovo prodotto Metal Cupid. Quindi facendo un piccolo riassunto, ho bucato Immaculate, Vanitas, Metal Cupid e Rose Gold, e credo che molto presto riuscirò anche a bucare Lullaby e Sistina. Come potete notare, sono un bel po' scavati. Questa mi piace tantissimo, devo dire. Poi vediamo un po', questo ve l'avevo già fatto vedere, ma ve lo rimostro, è l'illuminante di Nabla, Angel, il mio preferito, ed è molto bucato. Poi vediamo, come terra ho bucato questa qui. Questa è la numero 02 di Puro Bio. Siccome si era frantumata, l'ho inserita in questo pottino, però sono riuscita quasi a terminarla e mi piace tanto, la utilizzo anche come ombretto, quindi per la piega dell'occhio. Come correttori ho bucato questa palette, la Correct Perfect di Essence, terminato il correttore giallo, bucato quello lilla e bucato quello arancione. Quello verde penso proprio che non lo utilizzerò, però voglio smaltire queste due cialdine. Poi restano due prodotti, questo di Essence che ho continuato ad utilizzare e... come potete vedere il buco si è ampliato, però non mi piace proprio come polvere, non le trovo scriventi, non le trovo performanti, per me è un prodotto inutile, soprattutto dopo aver provato tanti altri prodotti molto più validi. Infine ho bucato una cialdina, questo è un bronzer, ma in realtà c'è inserito all'interno il fondotinta. E qui ci sono dei pallini. Allora, alcuni dicono che sia dovuto al sebo, altri dicono che sono gli oli che fuoriescono dal prodotto. Penso che siano gli oli, perché già dal primo utilizzo mi ha dato questi, sono fuoriusciti questi pallini. E comunque avevo chiesto all'azienda, però non mi ha mai dato risposta. Boh, proverò a riscrivere giusto per sapere, anche perché il prodotto mi piace, però nel caso in cui fosse sebo non lo riacquisterò. Se sono gli oli va bene, posso riacquistare il prodotto perché mi piace tanto. Applicato con la spugnetta dà il meglio di sé, è molto leggero, coprente, è adattissimo ad una pelle grassa, non lo sentite sul viso, molto leggero, e quindi vedremo un po'. Questo è l'ultimo prodotto che ho bucato. Questi, niente, non ho altri prodotti, quindi questi erano tutti i prodotti bucati. Spero di avervi tenuto compagnia e fatemi sapere magari in un commento voi cosa state terminando, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!